Adesso andiamo a seguire insieme la coppia rappresentante l'Ungheria, Susanna Nagy, Matej Fejes. Questo per loro è il terzo europeo. Susanna Nagy, Matej Fejes sono in sedicesima posizione dopo lo short program con il punteggio di 48 e 48. Sono i campioni nazionali ungheresi 2013-2012. C'è un fuori unisono per quanto riguarda i Twizel. Bello sollevamento al contrario. Susanna Nagy, Matej Fejes sono tra l'altro allenati dal papà di Susanna, Sandor, mentre le coreografie sono state curate per loro da Nicolai Morozov.
Beh, un libero ambizioso già, il loro sicuramente presentava degli elementi parecchio intricati, complicati, c'è qualche momento di difficoltà, adesso bisognerà vedere se verranno confermati i livelli, che GOI verranno assegnati, perché comunque almeno nei Twizzle c'è stato un po' di fuori unisono, è stato perso sicuramente una rotazione. E vediamo se riescono a battere il libero che per il momento è in testa, che è quello di Federica Testa e Luca Sciolli. Dovrebbero fare più di 69-79, potrebbero anche farcela. Sì, questo è il libero infatti che veramente è stato fatto benissimo da Federica Testa e da Lucas. Vediamo, mentre nella classifica infatti generale vediamo proprio Federica Testa e Lucas in testa, poi seguiti dalla coppia svizzera, dalla coppia finlandese, della Georgiana. Queste sono le coppie che abbiamo visto fino a questo momento. Vediamo il replay della coppia intanto. Questa è una posizione camel con una variazione. Intricato il sollevamento, poi c'è subito un cambio di posizione immediato, l'altra la discesa difficile, lui bene in luna per quest'altra posizione, e poi si comincia a vedere la velocità di base che cresce, e questo naturalmente rende tutto più difficile. Qui il sollevamento particolare, lei solleva lui. Particolarissimo, sì. E questo molto particolare, in verticale, appoggiata sul piede. Allora, per poter andare in testa dovrebbero fare un punteggio di 66-15, perché invece il libero, per quanto riguarda il libero, 69-79 di Federica Testa e Luca Sciolli, complicato per me. Veramente hanno trovato delle soluzioni particolarissime questi due ragazzi, davvero. Eccoli lì, pronti. Il punteggio per loro è di 69-12 per quello che riguarda la free dance. Dunque per la free dance sono dietro la coppia della Slovacchia, mentre nell'overall loro vanno in prima posizione con il punteggio di 117-60. Del resto erano sedicesimi dopo la short dance rispetto a Federica Testa e Luca Sciolli, che erano diciannovesimi, però la coppia allenata da Roberto Pellizzola mantiene la prima posizione per coloro che riguarda la free dance. Noi adesso ci fermiamo, diamo la linea a Torino per la pubblicità.